La Commissione Antimafia in queste settimane sta girando per le province della Sicilia. L'obiettivo è quello di intanto ascoltare i territori, ascoltare le prefetture, ascoltare i vertici delle forze dell'ordine, chi ogni giorno lavora per affermare lo Stato di diritto. E oggi qui abbiamo scelto Favara, nella provincia di Agrigento. La cosa interessante è che ascolteremo anche tutti i sindaci della provincia, perché la Commissione Regionale Antimafia ha l'obiettivo di ascoltare chi ogni giorno è qui, chi ogni giorno affronta tematiche importanti, anche compreso anche le vostre dirette, quello della questione idrica. La scelta di Favara è casuale, voluta, dovuta a che cosa? La scelta di Favara è stata fatta in concerto con la prefettura per dare un segnale importante, un territorio che è stato senza ombra di dubbio complicato, difficile, un territorio dove a volte ci sono stati anche fatti criminali, e quindi la scelta di dire lo Stato oggi viene qui a Favara con la provincia di Agrigento è un segnale per dire che sicuramente l'attenzione è massima. Attenzione però a fare una generalizzazione, perché ci sono tanti cittadini onesti, la maggior parte dei cittadini onesti, quelle poche mele marce sanno che ovviamente lo Stato non resterà a guardare, e quindi siamo qui anche per questo. Allora, che cosa è emerso da questa prima audizione? Beh, intanto è emerso che esiste una presenza organizzata sia della mafia che della stigia in questo territorio, con un sistema di relazioni internazionali. Esiste un'attività di contrasto sia sul terreno patrimoniale, sia alcune operazioni che hanno riguardato alcune famiglie e alcuni mandamenti specifici della provincia di Agrigento. Ci viene segnalato ciò che ci è stato segnalato anche in altre province siciliane, un utilizzo e un aumento del traffico di stupefacenti. C'è una scarsissima attività di denuncia sia sul terreno estorsivo sia sul terreno dell'usura. Mi ha colpito sapere che nella provincia di Agrigento non esiste un'associazione anti-racket. Le attività delle associazioni anti-racket sono sostanzialmente quelle che vengono da Palermo o di rilievo nazionale. C'è una bassa attività della società civile, più o meno organizzata, che costituisce il punto più preoccupante anche della capacità reattiva di questo territorio alle bande criminali, ma anche alla cultura dell'antimafia. Quindi su questo c'è da lavorare. È stato un momento di confronto interessante. Noi abbiamo delineato per grandi linee, ovviamente, quella che è un po' la situazione della provincia, con le sue luci che pure ci sono, e purtroppo anche molte ombre. È noto che la provincia di Agrigento è una provincia caratterizzata ancora, nonostante tanti successi delle forze dell'ordine, della magistratura in operazioni anche recenti che hanno visto anche molti arresti, nonostante tutto questo continua a essere una provincia il cui tessuto sociale è fortemente condizionato dalla presenza di organizzazioni criminali. Ma non è solo questo il tema, il tema è quello anche è stato anche un po' dibattuto e posto in evidenza il tema che comunque anche la stessa criminalità organizzata si è affinata molto con strumenti ben più raffinati rispetto al passato, e anche un po' quel tema a me tanto caro che è quello di tante volte anche di una cultura, di una società civile e di una comunità piuttosto indolente e poco incline anche a reagire di fronte a certi fenomeni che, non nascondiamocelo, turbano, minano anche le fondamenta di uno sviluppo economico che tarda infatti a venire. I temi sono stati tanti, perché la provincia è complessa e anche purtroppo ci induce a fare anche delle riflessioni, perché
qui sono anche presenti fenomeni che sono diffusi anche altrove, ma che hanno delle caratteristiche ancora più evidenti, quale per esempio il commercio, lo spaccio delle sostanze stupefacenti e il consumo, che riguarda anche tanti giovani, un tema che ci preoccupa veramente molto, ma anche la presenza di tante armi, più o meno detenute illecitamente. E insieme a questo, chiaramente, non si poteva non fare anche un cenno a quello che è il tema dell'immigrazione, che però insomma ha una sua caratteristica, una sua connotazione, quindi non ci sono elementi che possano fare indurre allo Stato anche a connivenze anche con la criminalità organizzata. C'è un fenomeno di cui questa provincia soffre, anche perché purtroppo impegna anche in maniera pesante non solo l'ufficio che dirigo, ma anche tutte le forze dell'ordine. E da dove cominciare per un'inversione di tendenza, soprattutto sulla parte più di reazione della società, oppure invece se c'è un problema sulle forze impiegate per contrastare questi fenomeni? Allora, io penso che qui ci vorrebbe veramente un grande patto sociale. E una volta tanto, in nome di quel bene comune, di quella sicurezza partecipata, che non è un miraggio, è qualcosa di cui abbiamo gli strumenti, ma ci vuole veramente la volontà di perseguirlo. Quando io parlo di patti per la sicurezza o di protocollo per il controllo del vicinato, una cosa che ho fortemente voluto nel comune di Agrigento, ma che poi si deve realizzare con la collaborazione di tutti, perché questo significa che tutti devono essere messi nelle condizioni di fare qualcosa. Ecco, lo Stato c'è, lo Stato è presente con un lavoro, un grande lavoro di squadra. Io non posso che ringraziare, come faccio sempre, le forze dell'ordine per il lavoro straordinario che fanno, però è anche vero che denunce sono pochissime. Denunce anche delle cose più, più banali, ricordiamoci le risse in pieno centro storico, filmate con i telefonini, e le denunce e le segnalazioni sono arrivate molto dopo, salvo poi a dire io non so, io non sapevo e quindi non ho visto bene. Allora, ci vorrebbe un grande, io dico, un sussulto di orgoglio, che dovrebbe essere posto in essere dalle 43 amministrazioni locali. La regione ovviamente dovrebbe fare la sua parte, lo Stato ci invitate a nozze, scusate questa espressione, se pensare di realizzare una cosa del genere è veramente un obiettivo a cui tutti dovremmo lavorare, ma mi riferisco chiaramente anche ai cosiddetti enti intermedi, alle forze sociali, sia datoriali che sindacali, perché ogni purtroppo ambito culturale, sociale, economico di questo territorio purtroppo presenta delle fortissime criticità tali che lo Stato non può vincerlo solo con la repressione. Se non c'è la prevenzione e la collaborazione, purtroppo rischia di essere una battaglia, io non dico persa, ma sicuramente una battaglia con risultati che sono sempre importanti e significativi, ma che certamente non tagliano alla radice certi fenomeni.